L'azienda nasce ormai 200 anni fa ed è nel mondo dei fertilizzanti da circa 15 anni. Il nostro business è prevalentemente all'estero. Recentemente abbiamo acquisito una società in Argentina produttrice di chelati per aumentare la nostra offerta. E abbiamo in mente altre acquisizioni, specialmente nei cosiddetti mercati emergenti, vale a dire in Latin America e in Asia. La SCL è presente qua a Miami per introdurre e presentare la novità che metterà sul mercato anche in Europa dal 2018. Il prodotto è un nutriente supportato, amplificato nel suo modo d'azione dai polifenoli. Non è chiaro ancora per noi come sarà gestito questo prodotto a livello regolamentare, a livello europeo, perché non ho trovato traccia nella proposta del nuovo regolamento d'uno dei effetti che porta avanti questo polifenolo o questa tecnologia basata sul polifenolo abbinato al micronutriente, che è non solo di supportare la pianta a resistere ai stress abiotici, non solo di aumentare la penetrazione, la disponibilità del nutriente che portiamo con questa tecnologia, ma anche il supporto che dà la tecnologia alla preparazione della pianta per resistere a stress biotici. È dimostrato da vari studi che l'abbinamento e l'utilizzo di un polifenolo permette di preparare la pianta con sistemi di messaggi enzimatici a resistere meglio e a amplificare l'effetto fungicide. Oggi quell'effetto non è ripreso nel regolamento europeo proposto, che dovrebbe uscire in giugno 2018 se rispettano il calendario.